L'abbiamo ritrovato in una colonia felina, è stato abbandonato con tutto il suo bagaglio di sciotoline, ok? E il bigliettino "ricordati di me, il tuo padrone". La storia di Mosè, un gatto di circa 3 anni, è una storia tanto triste quanto incredibile. Il micio era stato infatti abbandonato con un foglietto vicino ad un fiume. A salvarlo ed accoglierlo l'associazione animalista Lo Scudo di Panna. Questo è ovvio che è stato un abbandono vero e proprio. Nemmeno 24 ore dopo per lui è arrivato il lieto fine. È stato riadottato da una ragazza che l'ha portato subito a sterilizzare, perché Mosè 3 anni intero era ancora, quindi l'ha portato subito a sterilizzare e ora fa la sua bellissima vita di casa. Purtroppo non è una storia isolata, cresce infatti sempre più il numero degli abbandoni, tra le cause del fenomeno anche la crisi economica. Senz'altro complice la crisi economica, e pensiamo anche alla fine del Covid, fine fra virgolette naturalmente, perché le persone che hanno preso gli animali, a parte cani per fare la famosa passeggiata fuori, ma anche hanno preso anche gatti, e a un certo punto si sono accorti che tanto amanti dei gatti non erano e l'hanno smollati, e stanno abbandonando i gatti adulti abituati in casa, a volte anche non sterilizzati, che come hanno fatto a tenerli in casa, specialmente maschi, si sa insomma che hanno qualche problemino, e... quindi purtroppo si sta vedendo un abbandono dei gatti adulti notevole. I gatti ospitati dall'associazione sono davvero molti, tanti in cerca di famiglia, tra questi anche gli ultimi due arrivati, Ciucciù e Leone. C'hanno 13 e 15 anni, quindi sono sempre stati in casa insieme, e hanno vissuto proprio protetti da una casa e da una famiglia. Non sto a sindacare su perché l'hanno lasciati, però purtroppo sono arrivati qui da noi. Quindi cerchiamo casa a questi due, a queste due meraviglie, perché poi sono bellissimi e dolcissimi. Cerchiamo casa per vedere di non metterli nel gattile, perché vi immaginate che da una casa al gattile è, penso, la cosa peggiore che possa capitare a un gatto.